passaggio di viaggio. Ci troviamo a Praga, in uno dei luoghi simboli di questa, simbolo di questa bellissima città, Karlov Most, ossia il famoso Ponte Karlov. Eretto nel 1357, fu completato proprio agli inizi del XV secolo, 1402, e divide idealmente la zona est da quella ovest della città, prendendo la Moldova come punto di riferimento. Si vede, qui siamo all'inizio del ponte, arrivando da Piazza della Città Vecchia, dal quartiere Praga. Invece alle mie spalle si vede la fortuna del castello, figura inquietante che generò anche tante fantasie e ispirò anche Kafka nel suo famoso romanzo, uno dei suoi famosi romanzi. Il centro di Praga è molto raccolto, quindi la città si presta benissimo per un viaggio anche breve, per un weekend. Ne vale veramente la pena perché è una città ricca di tesori. Dicevamo il castello, poi un po' più a sud troviamo il quartiere di Malastrana e poi infine la Villa Berlin, che si è dalle spalle, dove c'è anche una riproduzione della Torre Eiffel. A presto sul mio viaggio.